Ma guarda te quello lì, cosa fa? Ma sì, ma poi hai visto come si veste? Sì, certo che fa tanto il figo, potrebbe fare una cosa migliore. Cazzo, ma poi mai visto come parla? Eh? No, figa allucinante, c'è da fuori di testa, eh? E poi è cattivo, pensa solo ai soldi, ma guardalo, ma guardalo. Quante volte hai sentito queste frasi? Sicuramente ti sarà capitato nel momento in cui hai cercato di intraprendere un percorso di crescita personale, di crescita finanziaria per poter avere il massimo da te stesso e diventare la miglior versione di te stesso, di sentire frasi da amici, parenti e presunti colleghi dove semplicemente alle spalle erano dei campioni del mondo di prese in giro. Vedi, c'è un concetto che mi piace pensare ogni volta che ascolto una voce di un viandante che viene da lì lontano con la sua merda pronta da rovesciare addosso a chi sta ottenendo più successo di lui. Ed è questa: siamo in un pianeta che accoglie veramente tantissimi milioni di persone, tantissimi milioni di specie diverse, e dobbiamo abituarci a convivere anche con questa tristissima specie dell'umanità. Sono tutte quelle persone che non hanno mai il coraggio di alzare il telefono, di chiamarti, di dirti realmente che cosa pensano e magari esternano quello che vorrebbero dirti, ma che il loro essere troppo misero non gli concede di poterlo fare, di esternarlo in maniera totalmente sleale. E queste sono tutte quelle persone che generalmente evitano il contatto diretto, hanno la loro tribù dove semplicemente sono adulati da gente a loro immagine e somiglianza. È incredibile. Benvenuto nel mondo, amico mio. Siamo tutti benvenuti in questo mondo e dobbiamo convivere anche con questi esseri strani e ripudiosi. Eppure c'è una cosa che ho capito durante il tempo, che è inutile cercare di dannarsi a capire come sia possibile cambiare la mente di queste persone. È impossibile, amico mio, è impossibile. Tuttavia, quello che puoi fare per diventare tu la migliore versione di te stesso grazie a queste persone che cercano di rovesciarti la bottiglia di merda addosso per cercare di offuscare il tuo messaggio davanti alla loro tribù misera e piccola e trinariciuta, e li ho racchiusi in tre semplici passi. Sono solo tre passi che devi fare per poter migliorare questa situazione, crearti il tuo scudo e diventare sempre più forte, così che una volta arrivato in alto, nel momento in cui le persone parleranno male ancora di te, sarà impossibile per te sentirli, perché sarai arrivato ad un'altitudine che è troppo irraggiungibile. Regola numero uno: comincia a distaccare emotivamente il commento negativo che le persone intorno a te stanno facendo su di te e cerca di prenderlo come un semplice punto di vista. Vedi, nel mondo non possiamo piacere a tutti, non piaceremo mai a tutti, e se dovessi mai piacere a qualcuno non sarebbe vero, dovresti svegliarti un attimo perché probabilmente stai sognando. Vedi le persone che più sono esposte al mondo e che tu hai visto magari nella vita di tutti i giorni, come può essere Madre Teresa di Calcutta, Maometto, un Gesù, un Dio, chiunque, qualsiasi sia la persona in cui tu credi, o semplicemente un politico, un calciatore, una madre volenterosa che magari è finita in TV per una volta per aver fatto un bellissimo gesto per il suo figlio. Avrà sempre persone che da un lato avranno da ridire per qualsiasi cosa e dall'altro ci saranno quelli che amano. Quindi la prima singola verità che devi imparare è che non puoi piacere a tutti. Quindi se c'è qualcuno che in questo momento sta parlando male di te, la prima cosa che puoi fare è distaccarti emotivamente da questi insulti, staccarti emotivamente da queste parole, perché sono semplicemente una realtà loro e non la realtà reale che tu conosci bene dentro di te. Il secondo consiglio che voglio darti è che non esiste mai una realtà universale. Vedi, ogni singola persona si dice che ha ragione dal proprio punto di vista, quindi è inutile cercare di combattere una lotta dove tu dici
che il foglio è bianco e lui dice che invece è grigio, non ha alcun senso e ti leva solamente energia e focus per quello che possibilmente dovresti fare per migliorare la tua situazione attuale. Perché tutti, e dico tutti, sì, effettivamente proprio tutti, cazzo, pure io, abbiamo da migliorare. E quindi già pensare che questa realtà che le altre persone stanno cercando di esternare in maniera etica o poco etica è semplicemente la loro realtà, e che come persone avranno sicuramente dei seguaci che diranno sì, hai ragione, sei bellissimo, sei bravissimo, e dall'altra parte ci saranno quelli che diranno guarda che cretino, guarda che gente che c'è dietro, mamma mia. Il fatto è che sarà sempre così, man mano ti esporrai e man mano le cose peggioreranno da questo punto di vista, ma se tieni già in considerazione questi due consigli ti assicuro che cominci a viverla veramente meglio. E il terzo e ultimo consiglio che voglio darti è quello di trarre forza da queste situazioni. Ci saranno sempre momenti del genere, come ti ho detto, e man mano crescerai il tuo nome, man mano crescerai tu come competenze, man mano crescerai tu come persona, avrai sempre più haters, sempre più gente che tenterà di esternare il loro odio per semplice frustrazione interna. Nel momento in cui qualcuno ti dedica 3 righe, 4 righe, 5 righe, 20 righe, una pagina, 3 pagine, 3 minuti di video, 5 minuti di video, è perché probabilmente sei diventato il suo incubo peggiore. Quindi l'unica cosa che puoi fare è trarre forza da questo per diventare ancora più grande. Cerca di capire quali sono i tuoi punti deboli, ma soprattutto cerca di capire quali sono i tuoi punti di forza, quali sono i punti per il quale le persone, i tuoi fan, i tuoi follower, e non importa quanti, ti amano, e cerca di moltiplicare esponenzialmente ogni singolo giorno i tuoi valori, i tuoi punti di forza. Perché vedi, se c'è una cosa che ho capito nel tempo è che se qualcuno ha il tempo di dedicarti del tempo per parlare male, quelle sono le stesse identiche persone che non fanno l'amore perché si chiudono dentro la stanzetta a martoriarsi di pippe.